Buonasera cari amici e ben ritrovati nel consueto appuntamento settimanale con Bara Sport. Siamo in compagnia per la puntata odierna del presidente del Bargecchia, Auro Morgantini, che saluto e ringrazio Morgantini di essere venuto nei nostri studi. Buonasera. Grazie a lei che mi dà l'opportunità. Un Buonasera. momento importante, Morgantini, perché intanto siete già, come abbiamo già avuto modo di sottolineare nei nostri appuntamenti sportivi, promossi in seconda categoria con anticipo, senza fare i playoff, e addirittura ora potrete segnare anche una data storica, perché giovedì sera giocherete la finale della Coppa Toscana a livello regionale contro una compagine della provincia di Arezzo, il Lorese Calcio. Quindi direi che potrebbe essere la ciliegina, no, di questa stagione importante, che già aveva visto vincitori della Coppa Provinciale. Già, diciamo che meglio di così non si poteva festeggiare 50 anni. Io all'inizio del campionato mi sono rivolto ai giocatori e sapendo che erano ragazzi in gamba e mi sono raccomandato di dare il massimo perché noi quest'anno con il 50esimo della società volevamo ottenere un risultato, diciamo, buono. I ragazzi mi hanno preso in parola, praticamente Intanto hanno. vediamo già qualche immagine, vedi? Proprio delle vostre geste. Ecco, ti hanno preso in parola e state così rischiando di fare, tra virgolette, quasi come la Juventus, no? Di fare il triplete. Già, una cosa irripetibile, perché fare, diciamo, l'ammissione diretta al campionato di categoria superiore, vincere la Coppa Provinciale e andare in finale con la Coppa Regionale è il massimo che si poteva chiedere. Però sono quelle stagioni che iniziano bene e speriamo che finiscano meglio, no? Speriamo, ma tutti concorrono a ottenere il meglio, per Vabbè, cui voi per abbiamo ora ovviamente. una squadra avversaria che ci dicono alquanto ostica, per cui noi siamo già, diciamo, non diciamo al massimo perché il massimo è vincere, però siamo contenti di quello che hanno fatto, ragazzi. Voi mi diceva Paolo Bartolini, il vostro direttore sportivo, anche Antonio Fubiani, che saluto, che mio amico e anche l'allenatore Meini, che volevate cercare di giocarla sabato questa partita, in modo tale che po poteva venire anche un po' più di gente, ecco, perché la giocate a Firenze alle due strade, quindi giovedì Chiaramente. sera alle 21 magari può, ecco, essere un po' di impedimento, no, per qualcuno che lavora. Senz'altro, quello se fosse stato sabato qualcuno in più ci sarebbe stato, però ragioni di Organizzazione, chiaro. federazione ci hanno imposto questa data e noi andiamo. E vabbè, voi andate, noi ovviamente vi facciamo in bocca al lupo grande, perché portiate qua a Bargecchia Grazie, e dalle certo. nostre parti questa coppa, insomma, perché ci teniamo tanto anche noi. Vediamoci ora i risultati del campionato di Serie D della penultima giornata, che ha sancito la vittoria del Gavorano, del nostro amico viareggino Vitaliano Bonuccelli. Fezzanese Argentina 1-0, Gavorrano Lavagnese 2-1, Chivibolgo Grosseto 5-0, Real Forte Querceta Ponzacco 3-4, Savona Viareggio 4-1, Sestri Ligorna 1-1, finale Recco 4-1, Sanremo Massese 1-0, Montecatini Montemurlo 2-0. La classifica, come detto, con il Gavorrano che vince 69 punti, Massese e Savona sono a 61, Lavagnese 58, Viareggio sempre più inguaiato nelle zone calde della classifica con i play-out 35, Ghibiborgo 34, Recco 24 e Grosseto 14, le ultime due sono già retrocesse, e poi c'è la Fezzanese a 36 punti, che potrebbe essere l'avversario, almeno ad oggi, del Viareggio per i play-out. Vediamo ora il resoconto delle partite che ci interessano di domenica.
È arrivata anche la prima sconfitta di Carlo Bresciani con il Viareggio sul campo della Savona con il punteggio di 4-1. Erano passati in vantaggio i bianconeri con Marinai, poi hanno trovato sulla loro strada Murano, giocatore sicuramente che fa la differenza in questo campionato, autore di una tripletta. Alla vigilia della gara, nel riscaldamento, infortunio al portiere Cipriani sostituito da Carpita e poi nella finale, nel recupero, l'espulsione di Mengali che condizionerà la sua utilizzazione domenica nella partita con il Montecatini in casa, ultima della stagione. Un Viareggio quindi che dovrà trovare la migliore posizione per disputare i play-out. Delusione in casa del Real Forte Querceta che butta via una partita con il Ponzacco con il punteggio di 4-3, fallendo addirittura due tiri di rigore, e ancora una volta recrimina l'allenatore Guido Pagliuca che ha visto poca concentrazione per quanto riguarda la sua squadra e addirittura definisce che il gruppo abbia mollato. Il successo del Ghibiborgo per 5-0 sul Grosseto fa sperare ancora questa squadra di trovare, come il Viareggio cerca, una migliore posizione per disputare i play-out all'appendice di questo torneo. Un campionato, Morgantini, questo della Serie D, che vede, come ha sentito anche lei, questo Viareggio inguaiato, la zona play-out, a volte ecco, succedono queste annate che partono male con tre cambi di allenatori, prima c'era Masi, poi addirittura è arrivato Giulio, ora Bresciani che aveva già fatto discretamente direi fino a questo momento, è incappato in questa sconfitta, però i play-out sembravano scritti ormai. Yeah. Sembravano scritti e quindi ora vedremo come riusciranno così a cavarsela, perché ora domenica c'è la partita con il Montecatini, una partita decisiva. E ora scendendo di categoria, ora prima ecco, sentiamoci ora il punto di Giovanni Lorenzini, poi ecco, la coinvolgo anche perché c'è la retrocessione del Camaiore, vorrei sentire anche lei cosa ne pensa. Il punto di Giovanni Lorenzini. Nella giornata in cui il Gavorrano, allenato dal viareggino Vitaliano Bonuncelli, ritorna dopo tre stagioni fra i professionisti, fanno discutere e anche un po' arrabbiare le prestazioni offerte dalle due formazioni versiliesi impegnate nel campionato di Serie D Girone. Il Viareggio è stato infatti sconfitto per 4-1 sul campo del Savona, che ha presentato in grande spolvero il capocannoniere del campionato, Muraro, autore di una tripletta. Una sconfitta che ovviamente non cambia molto in classifica. I bianconeri dovranno per forza giocare i play-out, ma si conoscerà soltanto domenica prossima, dopo la partita con il Montecatini, l'avversario. Per il Real Forte dei Marmi e Querceta c'è stata la seconda sconfitta consecutiva dopo quella patita nel derby di Viareggio. È arrivato un pirotecnico 4-3 con il Ponzacco, con sul banco degli imputati ancora una volta la difesa. Nel campionato di eccellenza la sconfitta del Seravezza Pozzi, già promosso in 3D, è stata molto indolore, mentre è stata molto dolorosa la battuta del Resto definitiva, nonostante i Blomoranto di Moschetti siano riusciti a battere in casa per 3-2 il San Marco Venza. Il Camaiore è infatti retrocesso nel campionato di promozione. E pensare che soltanto un anno fa i Blomoranto erano in lotta per la promozione in Serie D. Superarono nella gara di andata per i playoff nazionali il Santo Doro, ma vennero sconfitti pesantemente in trasferta nella gara di ritorno. Ha invece vinto, e a questo punto punta decisamente alla salvezza nei play-out, il Pietrasanta. Il 3-0 contro il Ponte Buggianese è stata davvero una prestazione molto convincente da parte dei ragazzi di Ceccomori. Ora per l'ultimo assalto ci sarà bisogno di un'altra prestazione convincente contro il Marina La Portuale. Ecco Morgantini, questo aspetto del campionato di eccellenza che ha visto il Seravezza promosso in Serie D, un'altra realtà davvero importante, partita 10 anni fa addirittura dalla prima categoria con una dirigenza sempre compatta e ha ottenuto questo risultato importante. Però ecco il Camaiore, come diceva il nostro amico e collega Giovanni Lorenzini, l'anno scorso addirittura che ha fatto gli spareggi per andare nella categoria superiore, quest'anno retrocede. Ecco, il calcio è anche questo purtroppo. Il calcio va amministrato bene perché i fondi praticamente sono sempre meno e quelli che ci sono vanno spesi bene. Per cui quello che un anno prima era successo, l'anno dopo può essere il rovescio della medaglia. Non si può dire da un anno all'altro quello che è
l'andamento del futuro. Ora c'è appunto il Pietrasanta che proprio in extremis nell'ultima giornata è riuscita a non retrocedere direttamente, però dovrà disputare i play-out insieme al Marina La Portuale, Ponte Buggianese e Cecina, quindi ecco, questo calcio versiliese d'eccellenza ha visto solo il Seravezza primeggiare e queste altre due squadre in difficoltà. In prima categoria la Folgor Marlia è stata promossa, in semifinale Villa Basilica, Fornoli, Monsumane e Fossone. Ai play-out va il Bozzano con Montignoso, San Pietravico e Montagna Pistoiese, retrocede in seconda categoria la Chiesina Uzzanese. In seconda categoria promosso il Tirrenia, la Torrelaghese va ai finali play-off, in semifinale il Monzone, Filvilla, Pisa e allo spareggio Salvezza. Play-out Lucca Calcio Filatterese, la Pallenorese retrocede in terza categoria. Ecco, in questo campionato di seconda categoria a Morgantini la Torrelaghese, che è stata per larga parte ecco, in testa del torneo, così si è fatta battere tra virgolette proprio quasi al photo finish da questo Tirrenia. Ecco, a volte basta qualche domenica di rilassamento, qualche risultato che non viene e viene vanificato tutto lo sforzo che uno fa. Questo senz'altro, perché per venire al nostro caso, praticamente noi abbiamo perso una partita sola con il Viareggio 86. Mi ricordo, sì. Che stava perdendo 2-1 negli ultimi 10 minuti. Che poi addirittura esonerarono l'allenatore del Viareggio 86. Esonerato, ecco. Con quella partita lì. Per cui, avendo pur perso una partita, il nostro obiettivo dei 10 punti è andato proprio al limite. Il discorso è tutto lì, basta un nulla nel calcio che... Qui l'Atletico Forte dei Marmi è la squadra che l'ha meritato di vincere questo campionato, oppure ecco, voi recriminate per qualcosa? No, l'unica cosa che posso recriminare è quella partita lì con il Viareggio 86, che non pensavo di perdere, che si meritasse anche di perdere, però il calcio è fatto così. Comunque il Forte dei Marmi è la squadra forte. Ecco, voi in pratica avete festeggiato con loro, no? La vostra promozione. Sì, chiaramente, loro non avevano più niente da... Sì, vabbè, però chiaramente sembra quasi una ironia della sorte, no? Con la squadra che ha vinto il campionato, voi avete vinto e avete festeggiato. Comunque siamo l'unica squadra che praticamente ha dato del filo da torcere a loro nei risultati, perché la prima l'abbiamo pareggiata, la seconda in Coppa l'abbiamo vinta e la terza l'abbiamo vinta in festa. Vabbè. Linea alla regia per nuovamente insieme con Auro Morgantini, presidente del Bargecchia. Ancora insieme nella seconda parte di Bar Sport con il presidente del Bargecchia, Auro Morgantini. Il primo maggio, lunedì, si è svolta una partita consueta, ormai per la terza edizione, e sono stati ricordati due purtroppo compagni di tanti viaggi sportivi che non ci sono più. Avete visto, ecco, questa è la squadra degli amici che hanno voluto ricordare Dede Vecciani e Claudio Morelli, prematuramente scomparsi. Amici al campo della Croce Verde, che come sempre lo mette a disposizione, hanno voluto organizzare una partita. Claudio Morelli ha giocato anche a livello nostro nel Bozzano, per poi andare nel Livorno, addirittura nel Vittoria in Serie C. Dede Vecciani lo ricordiamo anche nel Viareggio nel Viareggio 92 di Giampaolo Paoli, poi nel Gabbiano, grande ristoratore con il fronte del Porto, personaggi che purtroppo hanno dato molto al nostro calcio e che sono scomparsi prematuramente. Gli amici, è bello che lo ricordano, e noi ci associamo chiaramente a loro per mantenere sempre vivi la memoria di chi non c'è più. Nell'hockey su pista si è consumata sabato e domenica la Final Four di Coppa Cerza, la Pala Barsacchi, gremito in ogni ordine di posti. Ci sono arrivati i complimenti da parte dei vertici della Cerza, sia al Centro Giovani Calciatori per l'ottima organizzazione, ma anche alla nostra emittente Rete Versilia. Grazie per il vostro lavoro, ha scritto la Lega Hockey. Eccellente durante la Final Four di Coppa Cerza. In Italia non è mai successo una copertura di questo genere per una televisione, almeno negli ultimi 15 anni. Ci hanno chiesto il link del post partita della finale, che sono presenti tutte queste interviste sul sito della Lega Hockey, e quindi questo non può che gratificarci, e noi ringraziamo
per le attestazioni di stima nei nostri confronti che sono arrivati dai vertici dell'organizzazione. Ascoltiamoci, no, prima di ascoltarci le interviste, vediamoci la sintesi della Final Four tra il 100 giovani calciatori e il Barcelos alla finale. Il 100 giovani calciatori ha perso con il Barcelos 4-2 la finale di Final Four organizzata molto bene dalla società bianconera del Parabarzacchi. Erano passati in vantaggio addirittura i ragazzi di Alessandro Bertolucci con Costa sul tiro diretto, poi il pareggio dei portoghesi con Guimeres 1-1 su assist di Ventura che aveva fallito in precedenza un tiro diretto. La differenza la fa il gol di Ugo Costa del Barcelos realizzato di coscia contestato dai giocatori del centro giovani calciatori che avevano colpito anche nell'arco della partita tre pali, due con Muglia e uno con Rubio. Nel secondo tempo il gol ancora di De Sosa per il 3-1 dopo che il centro era andato vicino al gol del pareggio. Poi sul tiro diretto Mirko Bertolucci accorcia le distanze e porta il punteggio del centro sul 3-2 con la speranza di poter arrivare ai supplementari, ma invece arriva nella finale a 40 secondi dalla conclusione della partita la rete di Viera che fissa il punteggio troppo severo sul 4-2. Amarezza, delusione nel clan del 100 giovani calciatori di fronte a un pubblico davvero numeroso che ha incitato la squadra dal primo all'ultimo momento. E ora si riparte con i quarti di finale dei playoff scudetto con la trasferta di Breganze di sabato, con lasciarsi alle spalle immediatamente questa delusione. E dopo le immagini festose del Barcelos, che era la detentrice di questo trofeo, ascoltiamoci ad ora in ordine il presidente del Centro Giovani Calciatori Alessandro Palaci e poi a seguire l'allenatore Alessandro Bertolucci. Purtroppo questo è lo sport, c'è una grande amarezza naturalmente perché la squadra ha dato tutto quello che poteva dare, può darsi che abbiamo sbagliato qualcosa. Però purtroppo dobbiamo accettare l'esito della pista, non voglio parlare né di allenatori né di errori sia sul primo che sul secondo gol da parte degli arbitri, c'era una mano per terra quindi non poteva essere gol. Il secondo mi dicono che è stato segnato di coscia, l'abbiamo vista anche nel replay. Mi hanno detto che questi sono due fra i migliori arbitri al mondo, quindi prendiamo atto, probabilmente noi non ci abbiamo ancora capito nulla nell'hockey. Ovviamente mi dispiace per i nostri tifosi, mi dispiace anche per il centro giovani calciatori e mi dispiace per i nostri giocatori, soprattutto per quei giocatori che hanno il cuore bianco-nero e che hanno sofferto tutta la sera naturalmente. È una sconfitta che per me pesa. Sì, no, non ci ha girato bene sotto il profilo di questi episodi qui. Il primo mi sembrava avesse la mano in terra quando andava a recuperare la palla, il secondo è stato nettamente di coscia. E la squadra comunque ha fatto la sua onesta partita, ha provato a riacciuffare il risultato. In parte ci eravamo riusciti. E non posso assolutamente rimproverare nulla, ragazzi. Hanno lottato, hanno cercato di dare il massimo, hanno cercato di giocare. Non è stato facile comunque stasera, però rimane questa Coppa Cerze qui da 9,5 un pacella. No, questo sicuramente, perché avete giocato benissimo. Abbiamo fatto una Coppa Cerze a parer mio da spettacolare. Abbiamo buttato fuori compagini forti, quasi tutte fuori casa. È chiaro che stasera c'è un grosso rammarico, un grosso dispiacere, perché la volevamo veramente, fortemente volevamo questa partita, questa coppa qua. E c'è un grosso dispiacere, però bisogna accettarlo. Alla fine io che posso dire, 2 anni e mezzo che faccio allenatore, abbiamo raggiunto 3 finali con una squadra che è stata in crescendo durante gli anni, quindi in fase di costruzione. È chiaro che un trofeo sarebbe stato la ciliegina sulla torta, però la società sta facendo grossi sforzi e io sto cercando di dare il massimo in pista per cercare di mantenere il centro più alto possibile
i ragazzi idem. Poi sappiamo tutti i lavori che hanno fatto al palazzetto, la società è una società attiva e quindi anche la società meritava questo grande risultato. Purtroppo Morgantini, queste parole di amarezza, no, dell'allenatore e poi del presidente arrivano al conseguimento di una manifestazione come questa che loro stessi hanno organizzato nel loro palazzetto, che l'hanno riportata a nuovo. Lo sport purtroppo è anche questa pagina amara, no? Quando meno te l'aspetti arrivano queste delusioni, però bisogna saper ripartire anche da queste. Chiaramente bisogna aspettarsele, perché è chiaro che nelle competizioni uno vince e uno perde, per cui non si deve drammatizzare, certo preferisce vincere, però chiaramente ci sta tutto. In questo caso vanno fatti i complimenti anche al Sarzana, l'altra squadra italiana che ha fatto parte di questa Final Four, il Sarzana che aveva eliminato il Ginevra, il Monza, il Turchera, il 100 giovani calciatori, come faceva riferimento prima l'allenatore Alessandro Bertolucci sul suo percorso, ha eliminato squadre dello Spersore, del Vendrella, del Profagran e dell'Igualada. Vedete appunto uno spezzone della partita della Sarzana proprio con i vincitori del Barcelos, Sarzana che nella occasione aveva perso con il punteggio di 3-1, non deludendo le aspettative del loro pubblico, si erano portati da Sarzana oltre 300 supporters, quindi complimenti anche al presidente Maurizio Corona che è riuscito a conseguire questo risultato. Poi sono anche loro arrivati nei playoff scudetto del campionato e riceveranno sabato sera appunto i campioni d'Italia dell'hockey Forte dei Marmi. Ecco, questa è già la grafica dei playoff scudetto: Forte dei Marmi Sarzana, Lodi Valdagno, Centro Giovani Breganze e Follonica Bassano. Lodi Valdagno con il divieto di trasferta, e anche qua c'è sempre le solite polemiche che ci sono quando ci sono queste decisioni. Nel volley, sconfitta dell'Oasi sulla campo dell'Odonoratico per 3-0, come pure sconfitta casalinga del Discobolo in Serie C 3-0 contro la formazione del Flora, e in Serie D il volley Livorno ha superato il Versilia per 3-0. Morgantini, siamo nelle fasi conclusive della nostra trasmissione e ricordiamo quindi l'appuntamento vostro di questa finale di Coppa Toscana giovedì sera alle 21 al campo delle Due Strade di Firenze contro la formazione del Lorese Calcio di Arezzo, che ha battuto il Cambiano United di Firenze 1-0. Voi ci andate, se non vado errato, Morgantini, quasi al completo, no? Con l'organico, nonostante sia un giorno lavorativo. Sì, noi andiamo quasi al completo, se l'infortunato che ultimamente non si è allenato sarà presente. Diciamo, chi è che Morgantini, il giocatore che è infortunato? Palmieri, ecco. È un difensore che ha dato il suo apporto molto importante. Le sensazioni così della vigilia quali sono? Ci andate con la consapevolezza di potervela giocare alla pari? Direi proprio di sì, perché noi praticamente, come ho detto prima, nel campionato abbiamo perso una partita sola. Ecco, te prima facevi riferimento che questa squadra del Lorese c'ha un buon assetto difensivo, però voi siete bravi in attacco. Perché sì, noi siamo sempre tanti forti gol in attacco. E abbiamo subito quasi il doppio di reti, non so se le stesse partite, però abbiamo segnato quasi il doppio. E quindi voglio dire, chissà che... No, è quello, ci andiamo fiduciosi di vincere, ecco, il discorso noi vi facciamo un grosso in bocca al lupo, trasmettilo a tutta la squadra, a Meini e agli altri giocatori, perché la Coppa giovedì sera la dovete alzare. Grazie, io vorrei salutare e ringraziare e tutta la squadra, in particolare il direttore sportivo Bartolini, l'allenatore e il vice allenatore Beini e Triglia, che praticamente sono dei veri sportivi perché sono dilettanti
perfettamente in tutto. Sarebbe cioè, proprio la ciliegina che arriva nel cinquantenario della vostra... Cinquantenario, meglio di così, non si poteva festeggiare. Ecco. Noi speriamo e vi auguriamo di festeggiarlo. Grazie Morgantini di essere stato nei nostri studi. Io ringrazio ovviamente Matteo Bertuccelli, Giampiero Pucci e Daniele Catola per l'ottima organizzazione anche dal punto di vista della Final Four, Giulio Del Fiorentino, Lorenzo Bertolucci, Federico Conti e Daniele Maffei. Faccio i complimenti anche ai mondiali del beach soccer, la nazionale azzurra si sta comportando molto bene con i Viareggini, Marinai, Ramacciotti, Gori e Di Palma. Un grazie anche a Walter Cortesi che organizza come sempre tutte le nostre trasmissioni dal punto di vista anche degli ospiti dell'Hockey, specialmente anche per questa Final Four. L'appuntamento alla prossima settimana, grazie come sempre a tutti voi che ci seguite numerosi.